Salve a tutti da Thomas Tricker e bentornati su Cinevision, il mio angolo dedicato ai film. Attacco al potere 2. Io non volevo parlare di questo film perché non volevo parlare in questa rubrica di film appena usciti, non ne volevo assolutamente parlare. E devo dire la verità, fino a qualche giorno fa non ero neanche alla conoscenza di un Attacco al potere, figuratevi di Attacco al potere 2. Però sono stato invitato al cinema da un amico e sono andato a vederlo e devo dire che entrando al cinema guardando la locandina ho pensato questo film mi sa di mezza cagata. Invece poi siamo entrati in sala, ce lo siamo guardati e devo dire che il film è una cagata pazzesca! È una merda, è una vera merda, ma non perché il film sia brutto da vedere. No, il fatto è che il film è anche brutto da vedere. E adesso mi spiego. Questo film non è un film, è una reclama, una pubblicità il cui prodotto in vendita, perché questo prodotto noi lo compriamo e soprattutto lo paghiamo, questo prodotto pubblicizzato appunto è l'erezione e la lunghezza del membro degli Stati Uniti d'America. E visto che ovviamente questo film è classificato come film d'azione, la trama è praticamente questa. E per i primi 15 minuti, diciamo così, c'è una interessante scambio di battute tra i vari personaggi utilizzando tutte le frasi più portasfiga nei film possibili immaginabili, tipo tornerò presto, è solo un giorno, tra 10 minuti saremo in salvo, tutte queste belle frasi qui che ci fanno capire che sta succedendo qualcosa che ucciderà questo, quello e quell'altro, questo si salverà e via così. Finita questa prima parte, finisce il tutorial, ti danno in mano il joypad e cominci a sparare tu, perché questo film diventa un videogioco. C'è il livello sparatoria in centro, c'è il livello inseguimento in auto, c'è il livello libera lo ostaggio. E questo non sarebbe neanche un problema. Il problema è che poi il film si dà anche l'arroganza di darsi una trama vera. La trama è questa: un trafficante d'armi, un terrorista, viene individuato da un drone degli Stati Uniti, dell'esercito americano, e visto che questo è la prassi degli Stati Uniti, quando trovano uno lo bombardano. E così fanno anche questa volta. Il fatto è che il terrorista e suo figlio non muoiono. In compenso però, grazie a questo attacco, gli sterminano tutta la famiglia, fino a 6 generazioni discendenti e 6 generazioni ascendenti. Questo perché nel luogo dove era questo terrorista, che era una casa enorme all'interno di un'oasi in mezzo al deserto, si stava svolgendo appunto il matrimonio della figlia, della nipote, non mi ricordo. Quando veniamo a scoprire che questa cosa è stata suggerita, è stata decisa dai piani alti, il vicepresidente degli Stati Uniti cosa fa? Paracula in questo modo e utilizza questa frase che è inquietante sentirla dire in un film, perché la sentiamo molto spesso anche nella realtà. E questa frase è: non sapevamo che c'erano civili. Ok, allora io lo so che Morgan Freeman non ha letto la sceneggiatura di questo film, perché se l'avesse fatto molto probabilmente avrebbe fatto uno strano ma inequivocabile gesto alla proposta di lavorarci. Tuttavia vorrei ragionarci un attimo. Morgan, o meglio ancora vicepresidente degli Stati Uniti, voi mi state dicendo che con il drone che mi avete fatto vedere all'inizio, quello dove potrete inquadrare la faccia di uno e riconoscerlo dall'alta atmosfera, ecco, con quel satellite o con quel drone, quello che era, non lo so, siete riusciti a individuare questo qui che era la vostra spia e non vi siete accorti che in questa casa, in questo posto gigantesco, ci vivevano altre persone? Che c'erano altre persone? Cioè, pensavate veramente che questo qua viveva lì, in questo posto gigantesco, da solo? Ma chi cazzo era? Che neanche Dracula viveva da solo. Ma magari fosse solo questo il problema, oltre al fatto che il film non è girato in una maniera interessante, che gli effetti speciali sembrano rubati da un videogioco della PlayStation 2. Non è neanche questo il problema, ce ne sono altri. Ma ve la devo spiegare un po' la trama per farvi capire bene. Allora, la trama. Questo terrorista, dopo questo attacco, dopo 2 anni, trova il modo di vendicarsi e fa uccidere il primo ministro dell'Inghilterra. Perché sì, il primo ministro inglese non è morto di morte naturale. Grande colpo di scena nel film. Uccidendolo fa in modo che tutti gli altri membri del G8 vadano al suo funerale di Stato, e coglie l'occasione per invadere Londra con un
mucchio di scagnozzi, di terroristi, eccetera, eccetera, per uccidere tutti i membri del G8. Ci riescono con tutti, ovviamente, tranne che con il presidente degli Stati Uniti. Il presidente naturalmente si salva grazie al suo fido capo della sicurezza barra 007 barra Batman barra Superman barra pessimo comico di Zelig. Riesce a salvarsi e con i vari livelli di cui vi parlavo prima riesce a salire di livello anche lui, perché nel film non sa guidare però spara da Dio, e alla fine naturalmente riesce a salvarsi. Ma visto che stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, l'America non solo deve vincere ma deve stravincere, e quindi dopo circa 12 secondi e mezzo dal salvataggio del presidente riescono ad individuare la posizione del terrorista, e visto che gli è andata così bene la prima volta decidono di bombardarlo ancora. E qui si ripete la paraculata dell'inizio con una controparaculata, perché nel momento in cui lanciano il nuovo attacco missilistico si sente questa frase in sottofondo buttata lì, sembra quasi a caso ma perfettamente chiara. La frase è: non ci sono civili in zona. Ora, vorreste dirmi che solo questa volta avete controllato? Vorreste dirmi che solo questa volta siete sicuri e siete veramente sicuri? Perché vorreste dirmi che quindi c'è una città intera che è piena solo ed esclusivamente di terroristi? Sì, è proprio quello che vogliono dirvi. Perché in quella scena saltano in aria solo persone che hanno in mano un Kalashnikov, quindi sì, c'erano solo terroristi. Per non parlare della meravigliosa inquadratura durante questo attacco, che io non pensavo avrei mai detto una cosa del genere nella mia vita, ma c'è Morgan Freeman che si gira al rallentatore verso la telecamera con sullo sfondo uno schermo che sta mandando la diretta dell'attacco missilistico, perché i ragazzi fighi non guardano le esplosioni. Ah, tra parentesi, sapete perché i ragazzi fighi non guardano le esplosioni? Perché le esplosioni scottano, ecco perché. Chiusa la parentesi. E quindi il film è tutto così: sparatorie, inseguimenti, cazzotti, esplosioni e giustamente introspezione di personaggi, sviluppo di personaggi zero e sotto zero. E voi potreste dirmi: ma Thomas, è un film d'azione, è un film di intrattenimento, non è che potevi aspettarti Quarto Potere. Sbagliato, perché questo film non è neanche di intrattenimento, perché ti fai due palle che non finiscono mai. Questo film è un film di propaganda, un film di propaganda in tempo di guerra, come quelli che faceva fare Goebbels per il partito nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Anzi, è peggio, perché almeno i film che faceva fare Goebbels, in mezzo al mucchio qualcuno di guardabile lo trovavi, questo non è neanche quello. Ed è peggio anche perché viene usato lo stesso identico mezzo, il cinema, per mandare lo stesso identico tipo di messaggio nelle stesse identiche modalità, ovvero gli Stati Uniti d'America sono i buoni, quelli che l'America vi dice che sono i suoi nemici sono decisamente i cattivi, sono assolutamente e solo i cattivi. Questo è un film guerra fondaio, pieno d'odio, che istiga all'odio e che soprattutto utilizza gli stessi modi, le stesse frasi che poi vengono ripetute nei notiziari quando si parla di queste cose, come ad esempio: non sapevamo che c'erano civili in zona, oppure eravamo veramente convinti che c'erano delle armi di distruzione di massa. Ma sai quando proprio eravamo convinti, ma proprio convinti forti? Sai quando sei convinto? Questi film servono solo ed esclusivamente per far entrare nella testa della gente questi messaggi, questa tipologia di politica, questo modo di vedere e di fare le cose. E io non sono preoccupato per gli adulti, per le persone adulte, quelli che hanno un po' di intelligenza, che guardando questo film capiscono benissimo che stanno vedendo una panoramica di una fossa biologica. Lo so che non sono loro il problema sono le persone più giovani, quelle più influenzabili, e per giovani intendo anche quelli che hanno guardato Fast and Furious 7 e sono convinti che sia un gran film. E sto parlando di quelli che sono convinti che Arnold Schwarzenegger sia un attore e Michael Bay un regista. Sono per queste persone che io sono più preoccupato per questo tipo di film. E questo tipo di film c'erano già negli anni 80, c'erano negli anni 90 e vengono riproposti ancora ad oggi. E come allora, anche adesso servono allo stesso scopo: giustificare un certo tipo di politica, un certo tipo di modo di fare le cose e soprattutto guadagnare consenso tra la popolazione del proprio stato, naturalmente della propria confederazione di stati, ma anche nel resto del mondo. E non dico queste cose perché sono contro l'America a prescindere, perché sono un comunista. No, questo non è un discorso politico, perché io non sono né di destra né di sinistra né di centro né di sopra né di sotto. Io sono contro l'odio e contro le persone che ci dicono di odiare, e soprattutto contro le persone che sono convinte che sia giusto odiare perché qualcuno gli ha detto che è giusto così. E l'odio non ha né colore né bandiera né schieramento.